Ripenso alla mia vita e mi chiedo che senso avrebbe mollare tutto questo e smettere di fare il rapper. Troppe volte sai davvero io ci ho pensato e l'unica risposta è stata un senso non lo avrebbe. Stanotte sono a pezzi e dentro me tutto si spegne. Sento nel mio cuore il dolore che mi stende. Sento la mia vita non valere proprio niente. Più cerco di reagire più mi sento un perdente. Per questo ora penso che da qui dovrei fuggire, che dovrei scappare via, andarmene in Brasile. Potrei anche provarci ma non so se riuscirei. La vita che ora vivo non è come un videogame. Oggi l'unica ragione che mi tiene ancora qui è unicamente per l'hip hop e per chi crede nella street. Non riesco a farne a meno e sono sempre qui. Sono talmente vero che non vivo senza un beat. Ad ascoltare l'hip hop a 18 anni, era il 9-5 ma avevo i miei primi passi. Ho fatto i miei primi freestyle e lì ho capito che quello che facevo era più di un capriccio. Era una ragione di vita definitiva, un vero sentimento che esprimi con le dita. Credevo di potercela fare, di diventare uno di quei rapper in copertina sul giornale. Ma presto capisci che forse è molto meglio tenere i propri beat in ambiente molto più vero. E questo io l'ho scoperto poco più tardi, quando persi un padre a soli 21 anni. La morte ti fa aprire gli occhi, soprattutto quando a morire è qualcuno che ti ha dato tutto. E questo a me mi ha insegnato una cosa, che per me l'hip hop è più di una strofa. Ed è strano per me ora pensare che ciò che faccio è soltanto un modo di crescere come un altro. Per me la vita del rapper è una sola, quella che vivi davvero e non per moda. Penso di dover ringraziare molta gente, in particolare i b-boy di Varese. Vorrei ringraziare anche Caso e DJ Vigor per l'hip hop al treno la domenica pomeriggio. Sono stati gli anni migliori, i più veri, gli anni che ho imparato a rialzarmi sempre in piedi. È stata l'esperienza più dura, la più sentita, l'esperienza che mi ha dato uno scopo nella vita. Ho dovuto sudare parecchio e ancora di più, ho dovuto studiare e soffrire sempre di più. Ho investito lacrime e tempo nel mio progetto, ma non mi sono arreso mai un solo momento.